Carissimi amici, sono Sangeeta Laura Biagi e vi invito a un attimo di contemplazione e di ispirazione. Cercate di allungare la vostra colonna vertebrale e di rilasciare la tensione nelle spalle, nella mandibola, nel plesso solare. Inspirando ed espirando, andate a percorrere le parti interne del vostro essere e notate dove state tenendo forse un po' di tensione, un po' di stress. Ci riconnettiamo all'etimologia originaria di ispirazione, che viene dal latino spiritu, respiro. Prendo un bel respiro e provo ad abbassare il diaframma in modo che il respiro vada fino alla parte bassa dei polmoni. E con l'espirazione lascio andare tutto il respiro che è dentro di me. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Facciamo ancora altri tre respiri così semplicemente in quello che si chiama nello yoga Sukha Pranayama, una capacità di controllare e usare il respiro in modo piacevole, Sukha. Adesso, quando facciamo di nuovo questi respiri, immaginiamo e sentiamo che il respiro non è solo nella parte anteriore dei polmoni, ma anche in quella laterale e posteriore. E quindi quando respiro mi allargo a 360 gradi e assorbo l'energia vitale e creativa del cosmo, il prana, in tutte le mie cellule. Espiriamo per iniziare. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Continuiamo a respirare un po' insieme, ognuno a modo suo, con i suoi tempi, concentrando la mente sul suono di questo strumento e calmando i pensieri, calmando le emozioni. Adesso apro gli occhi. Scuoto un po' la testa. E
vi auguro una buonissima giornata.